Una piccola premessa tecnica, ragazzi, purtroppo l'episodio di oggi, il programma di registrazione me lo ha registrato scattoso. Sinceramente non so cosa sia successo perché le impostazioni le ho lasciate uguali a come le ho usate nel primo episodio, però purtroppo ragazzi non posso fare niente per risolvere il problema di oggi. In ogni caso vedrò chiaramente di aggiustare le cose per la prossima volta. Grazie per la pazienza, ragazzi. E guattai a tutti ciurma e benvenuti ragazzi in questo nuovissimo episodio su Resident Evil Village. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le hack è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like per il prossimo episodio. So che ce la possiamo fare ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto. E il commento del giorno è quello di Simone Paridi o Paridi, scusami, non so quale sia la pronuncia corretta, che scrive: adoro tantissimo i tuoi video, continua sempre così. Grazie, grazie, grazie veramente di cuore Simone. Sono contentissima che i miei video ti piacciono. Grazie anche a tutti gli altri che hanno commentato lo scorso episodio. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo incominciato veramente alla grandissima, ragazzi, questa nuova serie. E ci eravamo ritrovati qua dopo aver appunto combattuto per modo di dire, perché praticamente Ethan, regà, si è fatto smangiucchiare, mazzulare. Cioè, regà, si è fatto ridurre una pezza, insomma, diciamocela tutta. Dopo che sua moglie è morta, sua figlia è stata rapita, ci siamo ritrovati in un villaggio di morti e mostri, mostri e morti, dove c'è stato pure appunto Babbo Natale, che però ha subito un pochettino una metamorfosi, non so che cazzo gli è successo. E quindi la volta scorsa ci eravamo salutati qui, dopo che una simpatica vecchietta è apparsa lì vicino a quel cancello. Per cui io direi di non perdere troppo tempo, di dirigerci verso questo cancello e vedere cosa ha da raccontarci questa simpatica vecchia. Salve signora. Buongiorno. Nella vita e nella morte rendiamo gloria. Ehi. Non puoi stare qui, è pericoloso. Già, Che vecchio. diavolo? Ehi, mi hai sentito? Ah, sei tu, il padre della bambina. Bambina. Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. Rose, Rose, sì. È in grave pericolo. Ma dai. Da quando Madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? La Ding campana dong. del castello annuncia il pericolo. Arrivano! Dov'hai? No, Dov'hai? ferma! Dov'è Rose? Chi Ma, è Madre Miranda? signora! La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Rose è qui! Cose normalissime, cerca Rose. Siccome il posto è veramente molto piccolo, molto ristretto, e sicuramente sarà molto molto facile riuscire a trovare Rose. Quindi, a quanto ha detto questa simpatica e normalissima vecchietta, ragazzi, è una certa Madre Miranda ha purtroppo preso la nostra piccola Rose. La nostra piccola Rose che è sparita, a quanto dice, da quando ha portato la bambina nel villaggio, che è calata all'oscurità, è successo al macello. Certo, siccome probabilmente prima le cose erano assolutamente normali, tutto a posto. Fluido chimico. Potenti Lycan, leggendari lupi mannari di ere passate, servitevi delle nostre carni. Ma col cazzo, se possono servire le vostre carni, non della mia, anzi, della mia hanno banchettato già abbastanza. Lacerate i nostri corpi. Ci avete qualche problema, ragazzi? Allora, c'è il diario qua per vedere i documenti, la mappa, chiaramente, e i posti, raga, che sono in rosso, significa che c'è ancora qualcosa da fare, come il primissimo Resident Evil, se non sbaglio. Forse no, lì vabbè era la porta che era indicata rossa, vabbè non lo so. Fatto sta che qua ci stanno i sordini. Questo cassetto sarebbe da scassinare. Noi chiaramente non ci abbiamo altro. Allora, scusate, ma pensavo di averne un paio di soluzioni mediche, ma forse è il caso di curarsi, ragazzi. Non so, perché la salute non era messa molto bene. Perfetto, va bene. Allora, continuiamo a guardarci intorno. Questo posto però, regà, quanto può essere figo. Vergine guerriera? Ah, è lei la statua, la Vergine guerriera, che non si fa i fatti suoi e va a combattere come se non ci fosse un domani.
Va bene, va bene. Io prenderò per buono più o meno tutto. Qua è chiuso, qua chiaramente dovremmo usare una roba. Qua, ok, crea munizioni. Possiamo creare anche le nostre munizioni, ragazzi. Come potete vedere, basta avere le componenti giuste, perlomeno. Quindi ricarichiamo Ethan perché siamo rimasti a secco. Castello Dimitrescu, quindi ad andare verso di là, chiaramente quella imponente struttura, ragazzi, è proprio il castello Dimitrescu. Lo vedremo fra pochissimo. Questo è chiuso dall'altro lato, perfetto, ci sta niente da fa. Va bene. Per ora mi state luogo della cerimonia, ancora con questo luogo della cerimonia. Mi state indirizzando abbastanza il cammino. I corvi, ovviamente non potevano esserci rondini o pettirossi o, non lo so, colibri bellissimi. No, i corvi. Allora, qua per accedere, esatto, trova il modo immagino di entrare nel castello. Quindi per accedere al castello dobbiamo trovare qualcosa che è mancante, chiaramente, sulla porta. Quindi vediamo di entrare qui dentro. Permesso, la chiesa, se potete venire in chiesa, ammazza. Sì, tutto molto normale qua, davvero. Il rilievo della donna, davvero ottimo. C'è sta niente di interessante, sappiamo solo, ragazzi, che va dentro quella porta là, ovviamente. La tragedia si abbatte sul villaggio, cerca i pezzi, eccolo là, del basso rilievo. Uno è costruito in chiesa, che era qua, chiaramente. L'altro a casa di Luisa. Quindi, immagino che casa di Luisa sia di qua. Purtroppo... Questa zona non ispira. Eccala. Mossa va di. Non ispira niente di buono, figurate. Polvere da sparo, colpi, mina. Toppe, apri l'inventario, imposta le armi su bla 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 bla. Per ora direi di sì, di lasciare le cose così come stanno. Il fucile non c'ho una ceppa, no? Figurate. C'ho colpi manco se prego di averceli. Eccala. Il campo è ovviamente pieno di bestiacce e la cosa potrebbe, dico potrebbe, rappresentare un problema. Quindi prima di addentrarci lì, prendiamo sta roba. Qua non c'è niente, pare di no. Devo cercare, ragazzi, di essere il più precisa possibile con gli headshot, ma è difficile. Cioè la cosa è veramente complicata. Quindi polvere da sparo. Cioè ragazzi, allora se vi dovete far vedere, fatevi vedere però, perché... Cioè, va zompa zompa in mezzo all'erba alta. Qua non è per niente piacevole. Eccola, lo vedo. A che ho sparato? Ah, oddio, oh, oddio. Ho sparato a te, ho sparato a te. Oh, ho sparato a te. Ferme, fermo, fermo. Minchia, raga, gliene sto a fare di headshot, porca vacca, miseria. Almeno rilasciano qualcosa di utile. Mamma mia, oh. Mi ho sparato quasi sempre in testa, per quanto a mia mira non sia stata affatto precisa. Quanto odio sto posto con l'erba alta, perché chiaramente non vedi a cosa stai andando addosso. E quindi, ecco alla... Ah, tu sorella! Dio, dov'è? Fermo, fermo. Regà, oddio. Cioè, vedete, ma come faccio in mezzo a ste fratte? Viecce, bello de mamma, viecce. Eh sì, vabbè, regà, ho sparato all'aria 4 colpi. Non so se ci rendiamo conto. E ne sono rimasti 5 colpi. Madò, 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 il dramma, raga, il dramma. No, 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 proprio greve. Scusa, aspetta! Non t'azzardare. Non t'azzardare a colpirmi. Minchia, raga, è grave. Ma che sono veloci sti bastardi maledetti! Oh! Porca miseriaccia. Oh, quanto deve essere un parto ogni volta. Posso farmene di altro? Ovviamente no, attacca dal cazzo, giocherì. Allora, non so se erano solo questi, sinceramente. Quindi, non so se ce ne saranno altri qua in mezzo. Ah, oh, minchia, ogni volta che ansia. Gira qua in mezzo. Eccala, non erano gli unici due. Minchia, vabbè, mo' mi sto a romper cazzo, ho capito, va. Eccala, dove stai? Eccolo, 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 dov'è? Dov'è? Bello. Vieni qua, micio, 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 micio. Ah, è qua. Minchia, raga, cioè, non so se ci rendiamo conto di quello che sta succedendo. Cioè, ammazzare questi sembra un'impresa titanica. Cioè, letteralmente titanica, che davvero non riesco a capire come sia possibile. Niente, oh, niente, eh.
fluido chimico, a meno male che me hanno dato, perché si sono resi conto che stavo in mano a Cristo. Sì, ma il fluido chimico? Ah, a posto. Ah, posso crearmene un paio. Mamma mia, che greve, regà. Va bene. Dopo averle prese di brutto, di nuovo. Questa è veramente, è ovviamente chiusa. Oh shit. Scusate. Prego, chi è? Posso? Chiudi, è permesso? Ti prego. È ovvio che... Ehi, cosa ci fai qui? Non voglio farti del male, stai calma. Stai indietro. Ah, pure lui. Non farci del male. Parla da zoppo, quello tranquillo. Che c'hai. Non vi farò del male. Sono felice di vedere persone normali. Ci sono altri sopravvissuti? No. Sono tutti a casa di Lisa. Ma lei non risponde, il cancello è chiuso. Stai zitta. Non è uno di noi. Diffidenti, eh? Gente di campagna. Qui siamo troppo esposti. Lui ce la fa a camminare. No. Uno dei mostri l'ha ferito. Ha perso molto sangue. Dobbiamo entrare in casa di lui. Sì, ma state calma, non urlare. Troveremo un modo. Restate qui, in silenzio. Cerco un modo per aprire il cancello. Troveremo un modo. Perché troveremo? Troverò un modo. Sì, ma che schifo, amico. Mi dispiace, è ridotto male, però è diffidente, è ovvio. Non mi conoscono, dico, cioè, ma chi ti conosci? Chi ti conosci? Cioè, cosa vuoi? Munizioni pistola, ottimo. Ricarichiamo un attimo. Qua ci serve la solita roba. E possiamo, ovviamente, salire di qua. Polvere da sparo. Possiamo creare altra roba? Chiaramente no. Ecco qua. Allora, questa è casa di Luisa, ragazzi. Luisa, non so perché l'hanno scritto con la Z, ma è così. Andiamo, qua possiamo aprire. Ecco fatto, tac. Ragazzi, andiamo, via libera. Forza. Presto, presto. Sì, presto, presto. Aiuto. Te la sei presa comoda. Non c'è di che. Ci ho messo 2 secondi cacati, amico. Quanto tempo volevi che ci mettessi, scusa? Non è abituata a dipendere dagli altri. Perdonalo. E me ne sono accorta, vabbè. Non è un problema. Saremo al sicuro. Vero? Molto al sicuro. Sempre meglio che là fuori, questo è certo. Ehi, hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso... Non risponde nessuno. Vieni. Padre! Aiutami. Oh, poverino, mamma mia. Dobbiamo entrare subito. Sì, 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 dammi un attimo. Fammi controllare qua intorno. Ah, toc toc. Questa è chiusa dall'altro lato. Prova a resistere ancora un po', papà. Qua non posso aprire. È lì il rilievo comunque che ci serve. Ragazzi, se busso io, mi aprite? Salve. C'è nessuno? Voilà. Siamo qua fuori. Luisa, apri, sono io, Elena. Basta gridare, attirerai quei mostri. Sì, abbassa il fucile. Lui chi è? È un amico. Stai indietro. Padre, santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego, di qua. Una persona ragionevole. Smette di puntarmi qualcosa. No. No. Sono Ethan. Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Vai, ho detto vai. Usa il fucile da un'altra parte. Via. Se Elena si fida, mi fido anch'io. Entra pure, Ethan. Che gentile questa signora. Davvero. Aspetta, gentile. Qui. Vado a parlare agli altri. Ok, che devi fare? Devi tipo annunciare il mio arrivo o roba del genere? Allora, cosa abbiamo qui? Luisa, ci hanno aggredito di nuovo. Hanno attaccato il bestiame. Di questo passo non credo di supereremo l'inverno. Ernest è sparito, non riusciamo a trovarlo. Madre Miranda ci ha abbandonati. Sta madre Miranda è proprio una brava persona. Davvero una brava persona. Potere villaggio, nel castello, tutti i luoghi più caratteristici a quanto pare. Sì, arrivo, scusa, stavo guardando l'album delle cartoline.
Davvero tutto molto caratteristico. Andiamo. Se Luisa ha detto che possiamo andare, possiamo andare. Dica, signora. Entra pure, ti permesso. Buonasera. Quanti siete? Cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutti? Ma perché sono tutti così? Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Eh sì, certo. Prego. Tu stavi morendo in quella casa pidocchiosa. Ma non ne avevate bisogno, certo. Voi. In tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro. Un inutile. Invalido. Stupida. Troia. Lagnosa. E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse. E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro. Quei poveri stronzi lì fuori sono stati squartati. Sì, ma devi calmarti. Continua a bere. Bravo. Domani saremo tutti morti. Come il suo cazzo di marito. E tappati la bocca, Roxana. Ora basta. Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Come vuoi. Io questo lo Qualcuno butterei fuori. Dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori. Da qualche parte. A cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto. È in cerca di soccorsi. Preghiamo. Per lui. Per tutti noi. Buona idea. Venite. Un po' di meditazione. O la preghiera come la intendete voi. Un po' di meditation, please. Per calmare i nervi. Oh, altissimi. Ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo, persi in tempo eterni, perché ci affiatiamo nelle mani del fato, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere. Compiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce. Bella preghiera. Nella vita e nella morte. Prendiamo gloria, Madre Miranda. Voi pregate Madre Miranda, quindi non è Dio o roba del genere. Il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera. L'ho già sentita. Da una donna anziana al cimitero. La vecchia strega. Quella stronza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla. E che protegga anche noi. Cazzo stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? Oddio. Non credo proprio si senta bene, gatto. Padre! Elena, no, stai indietro! Lasciami andare! Oddio. No! Dobbiamo scappare! Oh, shit. Era stato morso a quanto... A quanto è chiaro, ma perché? E vattene! Oddio, lasciami! Oddio! Lascialo! Elena! Adesso basta! Si è ribellata, ragazzino. Mi spiace. Oh shit. Cosa ho fatto? Ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. E cosa buona e giusta? Elena, no. Non puoi fare più nulla. Niente, è andato. Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi. No! Era già perduto. Non avresti potuto salvarlo. Lasciami stare. No. Ne usciremo vivi, insieme! Che dramma, raga, porca vacca, però. Ok, è andata come è andata,
fuggi dalla casa, è stato morso e quindi si è chiaramente trasformato. Quindi a quanto pare anche il morso di sticosi, ragazzi, è contagioso, cioè tra virgolette, nel senso ti porta a trasformarti in uno di loro. Cassetti utili, ma veramente utilissimi. Un po' di zuppa, spezzatino, pure spezzatino. Dindi, yes, top. Se ne hai bisogno c'è un cacciavite nel portachiavi. Grazie per la informazione. Proprio quello che ci serviva. E infatti se apri qua, tac, cacciavite e chiavi. Toppe, proprio toppe. Munizioni per fucile. Ottima notizia, un po' dei peperoncini. Ma un po' me ne riporterei, se li avevo finiti. C'è altro qua? No. Va bene, quindi cosa abbiamo? La chiave del furgone. Che è proprio, cazzo, questo. Le fiamme si propagano in fretta. Eh sì, ce ne siamo accorti, Ethan. Infatti dovremmo andarcene. Non stare qua a cincischiare, a prendere peperoncini e spezzatino. Che cosa vuoi fare? Stai indietro. Con questa possiamo scappare. Lascia fare al vecchio Ethan. C'è un uomo dalle mille risorse. Trova una soluzione per ogni problema. E via! Sì, va! Boom! Quanto ha senso questa cosa che sta facendo adesso? Non lo so manco io, però. Ecco qua. A posto. Ecco fatto, si è pure ribaltato. Veramente ottimo. Intanto c'è un incendio. Stai bene? Sto sì, bene. Sì, sì, benissimo. Fammi provare di nuovo. Ma provare cosa? Non abbiamo più tempo. Ammazza, regà. Oh, ma quanto è infiammabile sto posto. Porca miseria. Ok, ok, ok. Possiamo solo salire. Intanto il fumo. Pure il fumo sale, quindi andiamo a intossicarci. Però non abbiamo alternative. Quindi datte una mossa, ragazzina. E andiamo. Muoviamoci. Ti do una spinta? No. Muoviamoci. Forza. E non respirare il fumo. E non respirare il fumo. So. Non respirate proprio. Grazie, Ethan. Sei gentile. Figurati per così poco. Però guarda, la tua famiglia sta bene. Lo spero. Oddio, questo è giusto. Magari la mia famiglia sta bene. Io non proprio. Però pure quelli sono dettagli. Voglio dire, sono proprio dettagli. Ecco, c'è una via d'uscita. Una grazie finestra! Dio. Grazie a Dio, no. Ma che fai? Grazie all'architettura della casa che è fatta così. Non possiamo combatterli, sono troppi! Tesoro, che vuoi che ti dica? Non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio castello. No, laggiù non troverei altro che sangue e morte. E io non voglio restare sola. In che cazzo di posto vivete, scusate? Oddio, no. Elena, no! Non è lui! Non lo è più! Come ha fatto a passare, tra l'altro, a sopravvivere? Ha detto il mio nome! Non ha detto padre, il tuo nome! Non andare! Resta lì! Coraggio! Dammi la mano! Ethan, vai! Salva tua figlia! Elena, no! Aggrappati a me! Condannazione! Dispiace, regà, ma se l'è cercata, scusate. Perché cioè muoiono sempre tutti? Ethan, fatti un paio di domande, eh. Io non ce la posso fare. Cioè, come, cioè, fai a non farti domande? Tipo Jessica Fletcher, che dovunque va la gente muore. Cioè, appunto, un paio di domande ci vorrebbero, Non riesco a capire. Cosa non riesci a capire? Perché porti sfiga dovunque tu vada? Non lo so, Ethan, ripeto, un paio di domande te le potresti pure fare, Vai, è andata, è morta, brustolita. Questo posto è fottuto. Sì. Perché lo sappiamo. Sta succedendo ancora? Aia. Ti sarei fatto malissimo. Merda! Sopra la mano smangiulata. Madonna, raga, proprio le cose top in questo caso non proprio, perché è andato tutto a puttane, quindi qua ci serve esattamente questo per aprire. Tac. Prendiamo il basso rilievo del demone, top. E adesso direi proprio oh shit.
Ho solo 2 colpi per fucile, che meraviglia. C'ho solo 2 colpi per fucile, solo 12 per pistola. Che dobbiamo fare, ragazzi? Che succede? Che c'è? Basta! Che madre Miranda! Ma chi? Che? Che? Ma chi? Chi era? Idan, senti, o hai qualche problema d'udito, te consiglierei Amplifon. Il tipo ha gridato madre Miranda, l'ha proprio gridato mentre lei gli spezzava l'osso del collo. Sicuramente è una brava persona. Continuano a suonare le campane dal castello? Direi di non indugiare troppo. Ah, vecchia! Signora, hanno detto, lo sa che il villaggio parla male di lei? Sì. La morte è giunta per tutti loro. Sì, sì, ho visto con i miei occhi. Bella. Anche il teschio se la ride, guarda com'è contento, che tantissimo. Signora, forse quello che dicono di lei è vero, però non voglio... Addio. E così ragazzi, è un villaggio di matti, già ci siamo ficcati proprio forse nel posto peggiore in cui ci potevamo ficcare. Quindi qua ci va questo, bisogna girarlo in modo chiaramente che la faccia stia dritta. Tac. Demone, che se sta a mangiare un panino con la porchetta? Come non ci entra? Ma che sta a dire? Ah, cioè sì, certo che ci entra, solo che lo devo girare. Ecco, la spada va di qua, guarda. Ma ancora più girato, mannaggia, ho visto male il braccio. Ecco fatto, ok. Oh, la vergine guerriera che ammazza il demone che si sta a mangiare tranquillamente per cazzi su un panino con la porchetta. Nient'altro che sangue e morte. Le cose belle, quindi non ci resta che addentrarci in quest'ulteriore incubo. Veramente. Sempre tutto meraviglioso. Di male in peggio, come sempre, eh. Sempre, sempre di male in peggio. È chiusa dall'altro lato. Veramente toppe. Un po' de mele. Cos'è sta roba? Andata a male. Regà, vi dovreste prendere più cura della vostra roba. Bene. Chi è? Pensavo non ci fossero superstiti. Devi avere e la pelle. Invece ti sbagliavi. La vedi questa? Chi cazzo sei tu? Come se fosse sull'etico. Oh, un forestiero. Anche meglio. Perché? Aiuto, tu sorella! Oh, quanto mi vuoi infilzare? Ma non ci tengo! Piano, non t'azzardare! Eccola. Ogni volta dico a qualcuno di non azzardarsi a ridurmi una pezza, se la ride. Lui se la ride. Mi ha prima infilzato, poi mi ha appiattito come un pancake. Quasi. È bastalagna, Ride. Quanto si diverte sta gente. Si divertono sempre tutti, ma era il sottoscritto. Nessuno me ne sei accorti? Di quest'uomo e le mie figlie amano così tanto intrattenersi coi forestieri. Se lascerete il mortale nelle mani del casato di me, io e le mie figlie dormiremo. Oddio, che paura! Quindi. Sveglia! Quindi. Chiudete quella bocca! State zitti, non si capisce che ha. Dove? Vuoi spassare con lui in privato? Dov'è il divertimento? Lasciatemelo e creerò uno spettacolo che piacerà a tutti. Oh, che ridicolo! A chi vuoi che importi del tuo circo? Garantisco che l'omuncolo soffrirà in noi. Sì, come no, e poi certo, il castello gli tagliate l'uccello, bla bla bla. Che cosa tagliate, scusa? Ho ascoltato le vostre ragioni. Alcuni di voi sono stati più convincenti di altri, ma ho preso la mia decisione. Heisenberg, il destino di quest'uomo è nelle tue mani. Madre Miranda, io non sono d'accordo. Heisenberg è solo un ragazzino e la sua devozione è davvero discutibile. Affidate il mortale a me e mi assicurerò che sia pronto. Chiudi quella cazzo di bocca! E per una volta impara a perdere! Cercati la cena da un'altra parte! Ti conviene stare zitto, ragazzino. Lascia parlare gli adulti. Un ragazzino? Sei tu che fai sempre i capricci con Miranda! Non avresti responsabilità neanche se te l'attaccassero. Ah, cresci ancora e la tua testa forse conterrà il tuo ego! Sangue, la mia opinione non conta. No. Silenzio! La mia decisione è definitiva. Non voglio discutere. Imparate a stare al vostro posto.
Grazie. C'è nervosismo. Io avrei preferito... Signore e orrori! Grazie per l'attesa! Inizia lo spettacolo! Ma io avrei qualcosa da dire in merito. Ethan Winters. Preparati. Mi dai un bacio da questo che fa io... Oh! Porca miseria, ci deve andare piano! Raga! 9! Senti, no, che cosa? 7! Quanti cazzo sono? 6, via! 5, via! Buttate, Ethan! Buttate! 3, buttati che è morbido! Te vuoi far mangiare per intero! 1! Aspetti che te facciano quello che ti hanno detto! Che te taglino il pipino! Via! Si vola! Aiuto, raga! Se vuoi salvarmi. E infatti è quello che vorrei fare. Che devo fare? Devo aspettare di farmi tagliare il pipino? Cioè forza, che cazzo, per la miseria, oh. Sempre molto nei guai bene, sì. Sì, sì, benissimo, guarda. Oddio, è tornato Babbo Natale. Mi portate il regalo che ti ho chiesto? Ti ho scritto la lettera. Aia piano, aia piano. Dio, come fate a evitarmi? C'è qualche problema di vista? Nottico potrebbe essere la tua soluzione, noculista. Mazza, raga. Comunque con quel colpo, porca miseria. Non deve essere bello che è morto. Per miracolo. Oh shit. Raga, ma fate sul serio. Cioè, fate davvero sul serio. Fate, cioè, no, stanno a fa sul serio. Ma sul serio per davvero. Ok, vediamo se riesco a infilarmi qua dentro. Ethan, accucciati, accucciati, porca vacca miseria. Che è, oh. Ma allora, sei davvero forte come dico. Ma certo, è ovvio, ma cosa ti aspettavi? Oh, non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? Meno male. Devo far divertire Donna e Moro. È arrivato il momento dello splendido no, e sanguinoso direi adesso sì, già abbastanza male. Che sei meglio di un bel macinato di carne americana. Per un pelo. Che bucio di culo. Quei mostri hanno rapito Rose. Ma che affermazioni fai? Cioè, ti rendi conto di cosa è successo? Cioè, il delirio. Lui se ne riesce con un'affermazione tipo: quei mostri hanno rapito Rose. Cioè, Ethan, farti due domande. C'è un tizio che solleva il metallo non si sa in che modo. Una donna alta tipo 4 metri. Bella donna, bella donnona, se proprio devo dirla tutta. È un mostro deforme, una bamboletta che si muove per conto suo. E una tizia che c'ha le ali. Forse una o due di queste cose potrebbe un attimino farti pensare che c'è qualcosa che non va. Qualcosa di tremendamente anormale in questo posto. Ma dico così, a caso. Che magari te trovi tutto normale. Cioè, tutto può essere. Non lo metto in dubbio. E quindi vabbè, evidentemente per lui è tutto normale. Ok. I cadaveri dovrebbero servire tipo da ammunizione o da che cosa? Non lo so, vabbè. Soliti corvacci, questi dovrebbero essere spaventapasseri. Utilissimi. I corvi gli stanno addirittura addosso. Va bene. Wow. Mamma mia. Oh, ti attendevo con ansia, signor Winters. Come sai il mio nome? Beh, ormai tutti hanno sentito di te e delle tue gesta. Che gesta, peggio. Però sono meglio di Ercole. Devo ammettere che il castello desta non pochi sospetti. Già. Non l'avrei mai detto. Secondo la visione di Ethan, non l'avrei mai detto. Io sono un umile mercante. Qui. Devi perdonarmi. Puoi chiamarmi il Duca. Parliamo d'affari. Armi, munizioni, unguenti curativi, tutto quello che desideri, qui puoi trovarlo. Diete dimagranti? Chiedo per un amico.
Posso comunque magari consigliarti qualcosa? Lui, ragazzi, sarà il nostro negoziante di fiducia, diciamo così. E questo l'hanno ripreso, il concetto perlomeno l'hanno ripreso chiaramente da Resident Evil 4. Quindi qua c'è la possibilità, come potete vedere, di comprare risorse ad un modico prezzo, direi. Di comprare potenziamenti per le armi e tutto il resto a prezzo. Minchia, costano sti potenziamenti, porco dinci. Duca, fa un prezzo a un vecchio amico, no, comprare? Un mio vecchio amico era solito parlare così. Un mio vecchio amico parla proprio, ragazzi, di Welcome, il carissimo Eustachio, perché noi l'avevamo chiamato così, Eustachio, su Resident Evil 4. Quindi vabbè, per adesso mi sa che non posso comprare proprio un cazzo. A presto. Quando farai prezzi un pochettino più convenienti, guarda, devi fare il volantino delle offerte, perché se no così non verrà mai più nessuno a comprare da te. Te lo dico proprio da amico, mo ci vuole un po' un consiglio, ecco. Massa, quanto pesa sta porta, oh. E qua, signori, si entra nel castello. Il castello Dimitrescu, che appartiene... Consigliano di un uomo e tre donne, incontro la signora Dimitrescu, il duca, incontro d'affari. Il duca, quindi c'entra con sta gente. Le tre figlie, Bela, Cassandra e Daniela. Il castello Dimitrescu, ragazzi, appartiene alla bella donnona che abbiamo visto poco fa. Sinceramente, allora, da un lato sarei pure curiosa di rivederla. Dall'altro, sinceramente, non proprio, in effetti. Altro, da altri cassetti, no. Non capisco perché non ci permettono di aprirli un po' tutti i cassetti, ma vabbè. È chiusa dall'altro lato. La signora mi perdonerà, ma ho bisogno di roba. E la roba sta dietro i vetri e io chiaramente non mi faccio problemi a sfasciarli i vetri. Quindi... c'è nessuno. Siamo arrivati nella zona principale, sala degli angeli. Sa che qualcuno è il ciclo. Ammazza che urlo straziante. Ragazze, ve dovete dare una carmata. Restituisci le maschere agli angeli e la porta si aprirà, diceva così. Stai forse cercando Rose? Ah, belle. Oddio, le mosche mi fanno un po' ribrezzo. Però piano, che vuoi fare? Oh. Oddio. No, 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 piano. Che ci vuoi fare con quello? Sangue di uomo. Ai, piano. Oh, fate male, raga, fate male. Nei polpacci fa male. Fa male dappertutto, nei polpacci sono delicato. Mannaggia, sangue. Come un salame. Madri, ho catturato una preda per te. Siete così premurose, figlie mie. Signora, vediamo un po'. Bene, Ethan Winters. E così sei scampato ai giochetti di quell'idiota di me. Ah, è suo fratello. Vediamo che cos'hai di tanto speciale. Sì, madre. Sì, madre. Mazza, mazza. Pia. Oddio, che fa? Che fa? Forse è un po' stagionato. Allora è meglio sbrigarsi a divorarlo. Ma madre, sono stata io a catturarlo. Calma, calma, ragazzi. Prima devo informare madre Miranda. Ma più tardi vedrete che ce ne sarà abbastanza per voi. Allora, questa potrebbe essere interessante. Ma forse no. Cioè, aia. Io non sono per le cose troppo. Ammazza che primo piano sul balcone. Ma no. Vedo, non sono per i giochini troppo estremi, Però forse voi sì. Beh, se potrebbe raggiungere un compromesso. Magari qua. No. Ciao ragazze, è stato un piacere. Oddio Gesù. Che situazione del cazzo. Davvero splendido. Aia.
Aia, porca miseria. Oh! Ma perché deve sempre far così male? Ma perché? Siccome già non c'avevo una mano conciata di merda, ovviamente me devo smarciula pure l'altra mano. Ovvio. Ah, ecco. L'acqua santa. Cura ogni male. Ecco fatto, un po' d'acqua santa e voilà, tornato come nuovo. Ah, le cose belle, le cose veramente bellissime. Calice rosso, la signora ha i gusti sopraffini. A me mi ha detto che sto stagionato. Signora, pure io c'ho un po' d'età, voglio dire, io non ho la minima idea di quanti anni abbia lei, però... Vabbè, allora ragazzi, dovrebbe avermi salvato la partita qui. E direi che dalla prossima volta, ragazzi, incomincerà sicuramente una parte più succulenta. Perché d'ora in avanti, ragazzi, cominceranno le cose serie, ok? A partire qui dal castello ne vedremo veramente delle belle. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un putascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!